Buongiorno a tutti, benvenuti sull'account di nuoto.com. Siamo alla nostra prima diretta acquatica, ognuno da casa nostra. Nuoto.live è questo piccolo format che abbiamo inventato per farvi compagnia in questi pomeriggi, diciamo, di permanenza domestica. Partiamo subito con un ospite, anzi due grandissimi ospiti. Entrambi arrivano dalla rana. Tra pochissimo avremo Fabio Scozzoli e Martina Carraro collegati, un piacere per me che da nuotatore master ogni tanto mi cimento in qualche gara e diciamo il mio stile preferito è proprio la rana. Ringrazio intanto quelli che si stanno già collegando con noi. So che Fabio tra qualche istante sarà anche lui live, quindi appena mi compare nella diretta lo possiamo invitare. Intanto vi ricordo che potete mandare le vostre domande o nel feed che vedete qui sotto, eccolo qui Fabio. Anche con il taggino, con il punto interrogativo che vedete nel vostro monitor. Siamo in attesa del collegamento con Fabio. Ciao. Eccoci, ciao. Con Martina. Ciao, ciao. Che bell'inizio, un doppio inizio. Come state ragazzi, tutto bene? Sì, Sì, dai. tutto bene, grazie. Tu? Cosa avete cucinato oggi? Che è la domanda sicuramente più gettonata. Oggi? Guarda, non è una buona giornata perché ieri o 2 giorni fa mi sono dato un morso nella lingua che me la sono spaccata. E Mannaggia. quindi oggi ho dovuto mangiare una zuppa liquida che ho tritato perché mi fa malissimo, non riesco a masticare. Ma quel morso lì è perché ti hanno detto che dovevi aspettare, dovevi nuotare ancora un anno per Tokyo, no? Può darsi, no, no, scherzo, dai. Fabio, per farti ridere, guarda, mentre sistemavo ho trovato questo, non so se lo riconosci. Vediamo se il simbolino lo riconosci. Alberto Istanbul. Non so se ti ricordi quando hai messo questo qua. È il primo oro che l'Italia ha vinto in vasca corta e l'hai vinto tu a Istanbul. Quindi spero Ma che sia un... tu c'eri. Io c'ero, esatto. E tu mi regalasti l'adesivino, io l'ho tenuto. Guarda, ieri mentre mettevo a posto ho detto, guarda, devo vedere se lo trovo da qualche parte. E ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Senti, stanno già iniziando ad arrivare le prime domande. Ho visto che ce n'era una qua sotto che chiedevano se riuscite a allenarvi in vasca ogni tanto o siete proprio a secco. Allora, noi siamo a secco da sabato scorso. Siamo stati in pratica una settimana a secco, poi ci siamo allenati una settimana, poi è uscito il nuovo decreto per il quale hanno chiuso di nuovo la piscina e adesso da lunedì dovremmo tornare in acqua, ma non si sa, in realtà è un po' provvisoria la cosa. Ecco, invece questa, chiedono, Elisa Veli chiede se Fabio ha mangiato la ciambella con il cocco, o no? Buonissima, Buonissimo. buonissima. Alla Mar ti piace il cocco, a me il cocco non Ma piace. non era, non sapeva tanto di cocco, era con l'olio di cocco, gli dava quel sentore, ma non era cocco. Senti ragazzi, arriva subito una domanda per entrambi, visto che c'è lo stile in comune, perché avete scelto la rana? Risponde la Carrara. No, no, io non. Cioè, nel senso, non è che l'ho scelta. Sinceramente, quando mi avevano messo in acqua da piccola, sapevo fare solo quello. Quindi è stata abbastanza semplice la scelta. Inizialmente facevo braccia delfino gamberana, che si chiamava farfalla, poi l'avevano abolito e mi sono dedicata alla rana, solo rana. Fabio? Io, cioè, quando sei piccolo provano a insegnarti un po' tutti gli stili, no? E bene o male mi riuscivano un po' tutti abbastanza bene, tuttora faccio anche decentemente i misti, però sicuramente la rana era quella in cui andavo meglio, in cui avevo risultati migliori, quindi non è intanto sceglierla, ma essere scelti. Vedo un fammi salutare da mia sorella, da Petti Ciao Carraro. Tessi, ciao! Senti, quanto è difficile anche star lontano dalle rispettive famiglie. Meno male adesso, almeno vi fate compagnia a vicenda, diciamo. Oltre che nella rana, anche... Com'è la convivenza in questi giorni? Fortunatamente noi siamo già una famiglia, quindi cioè, per noi siamo bene. Ovviamente lei è più abituata a stare lontano dalla sua famiglia perché è a Genova, certo. ma comunque non si vedono da molto. I miei genitori che abitano a Forlì, quindi una trentina di chilometri da qui, e mia sorella abita a Ravenna, di solito li vediamo spesso, adesso sicuramente un po' ci mancano, però. Per farvi risentire meno lontani, allora ti faccio leggere anche la domanda che è arrivata qua. Sì, Allora, dai.
Sì, è un po' egocentrica mia sorella. Sì, infatti, ti voglio tanto bene. Senti, scrivono, Nicolò Braghin scrive Scarcella Carraro sfide epiche a Genova. Sì, stiamo parlando 10 anni fa, però sì, sfide epiche. Nel 2009-2010 sembrava di fare i campionati italiani, però durante il regionale. No. Beh, anche adesso vi sfidate. Sì, no, cioè, però non a Genova. Un po' di amarcord per Fabio, invece dicono se ti ricordi la staffetta in Polonia, chiede Simone Magri 81. Madonna, oh, 4x50 Emilia Romagna. Vittorio Scozzoli, Facchinelli, Orsi, epica. Senti, F. Micci invece chiede se pensate che questo anno in più, prima delle Olimpiadi, influenzerà molto la vostra prestazione. Cioè, se cambierà qualcosa o... No, cioè, alla fine sì, è stato spostato. Cioè, si rinizierà il prossimo anno come fosse un anno... Olimpico. Sì, come fosse un anno olimpico, come fosse... Alla fine ci sarebbero stati mondiali. Cioè, invece di mondiali ci saranno le Olimpiadi, cioè, nel senso, poco cambia, ecco. Sicuramente è stato giusto così, perché noi non ci stiamo allenando, molta gente, cioè, chissà come si evolverà la cosa, e quindi, secondo me, è stato giusto per essere tutti uguali nel mondo fare, cioè, prendere una decisione del genere. La Carraro sarà più pronta quest'altro anno rispetto a quest'anno? Ma che l'ha detto questo, scusa? Io lo dice Fabio, invece. Ci vediamo, ma l'esperienza sei come il vino, no, Fabio? Sì, speriamo. Senti, ma la mia curiosità invece, ve ne chiedo una io, ma il giorno dopo del rinvio olimpico, vi siete svegliati un po' come a scuola quando dicono che non vi interrogano, che è finito l'anno scolastico e bisogna ricominciare da capo? Che sensazione avete provato il giorno dopo? Secondo me, allora, per la situazione in cui eravamo già, è stata una sorta di sollievo, perché era una rincorsa agli allenamenti, quasi un dispiacere non potersi allenare, una sorta di ansia si era creata anche nel non poter nuotare o comunque non poterlo fare al meglio, perché dai, un po' abbiamo nuotato ma sempre qui in corto, non facevamo i doppi. Di certo non era comunque il modo per prepararsi al meglio per un'Olimpiade, quindi è stato, cioè, lo aspettavamo ed è stata la decisione giusta, quindi è stato un sollievo. Ok, Marti, chiedono se ce l'hai, se hai la King nel mirino. Sì, sto sperando in qualche McDonald's di troppo e poi ci sono. Esatto, gli hai mandato qualche consegna a domicilio, visto che sarà anche lei in quarantena, tipo, hai scatenato tutti i McDonald's vicini lì. In quarantena e gli americani ingrasseranno come delle bestie, quindi così. Beh, con la King, io ho questo ricordo a Rio, dopo che ero stata eliminata dalle batterie alle Olimpiadi 4 anni fa, e lei aveva la finale il giorno dopo, io ero in camera depressa così, perché noi avevamo la camera che si affacciava al McDonald's di sotto e mi affaccio dalla camera, c'era Lily King con lo zaino in spalla, perché lì al McDonald's nel villaggio olimpico c'è sempre una coda infinita, e lei aveva lo zaino in spalla, in piedi, Coca-Cola e panino dall'altra parte, e la sera o il giorno dopo, la sera non mi ricordo, aveva la finale olimpica. Quindi la tenterà a Tokyo, la tenterà i giorni prima, cercherai di avvicinarla. Le metto i nuggets lungo i corridoi. Senti, chiedono come vi siete conosciuti, Lorenzo Araldo. Rispondo. Beh, ci conoscevamo in piscina, di vista. Saluti, comunque lei nuotava già a Bologna, quindi anche solo qualche volta ci si vedeva in giro. E, però nello specifico ci siamo avvicinati al collegiale di Tenerife a gennaio 2016. E lei era venuta in collegiale col gruppo ranisti nostro di Verona, guidato da Thomas. E, dai, vivendo, comunque allenandosi insieme 4-5 ore al giorno, abbiamo imparato a conoscerci, avevamo moltissime cose in comune e è scoccata la scintilla, diciamo. La pagina di Martina è detto tutto. Sì, dai, è giusto. Mi sono avvicinato io comunque, io ero single, lei era fidanzata, quindi è stata molto brava e rispettosa. E poi quando siamo tornati a casa ha sistemato le cose in base a quello che aveva in testa. Bravi. Senti, mi chiedevano, eccola qua, la medaglia più bella. Non so se compare la domanda. Eccola qua. Per me è quella di quest'estate di mondiale. Se volete ve la faccio vedere.
Eccola, ecco, sì, sì, assolutamente. Per me è sempre stata l'oro di Budapest nel 2010. Dai, 50. Mi vanto un po', visto che non posso più gareggiare. Bellissima, bellissima. Bella, eh? Bella molto, sì, infatti. Ma avete una bacheca, cioè l'avete già organizzata in casa, una specie di stanza di trofei? Ci sono le ultime. Io le medaglie più importanti. Tutte le mie medaglie precedenti al 2017, direi, ce l'ha mia mamma a casa Forlì, in una teca che, a cui tiene molto, quindi non gliele toglierò mai. Intanto stanno arrivando una cascata di commenti. Sì, chiedo... Se sentite abbaiare è Clara, è il nostro cane. Che tanto benissimo. La metà sono dei nostri compagni cretini, tipo Fede. Ecco, no, ma tu leggi, Fabio, se leggi qualcosa ti lascio. Mi chiedevano che rapporto avete con l'allenamento. Aspetta che te la rimetto, era qui. È un fine oppure vi piace proprio allenarvi? No. A me piace moltissimo. Fabio lo sapevo, eh. Io vivo per allenarmi. No, anche a me mi piace moltissimo. Non riuscirei a stare in generale sempre. Proprio. Anche lei ha bisogno, non so, quando ci alleniamo per un po', che è stressata, lei ogni tanto sente bisogno di andare in vacanza. E, sì, però vabbè, dopo una settimana non ne può più. Sì, sì. Tra l'altro mi ha detto che c'era anche Romanchuk collegato prima in diretta. Io mi allenerei tutto l'anno, tutti i giorni invece. Immaginavo. Chiedono qual è il vostro punto di riferimento idolo sportivo. Federer. Non lo so. Puoi dire Scozzoli, se vuoi. No, non lo so. Ma se seguite tanti sport, tu Fabio segui... Io seguo principalmente Formula 1, un po' il tennis, al quale ero estremamente appassionato, ma diciamo negli ultimi... Ho passato 4-5 anni in cui non seguivo più molto, forse è stato un po'... coincidente alla flessione di Federer, e ultimamente ovviamente mi ha riappassionato e gasato molto con i suoi ultimi successi a partire dal 2017, e quindi il tennis ho ricominciato a seguirlo un po', comunque principalmente Formula 1 e tennis e un po' di Milan. Quello di Fieda invece è Andrea Castello. Senti, invece c'è una domanda per te, ecco Martina. Questa Ari Barbie penso che la conosci. Quante volte hai pianto durante l'allenamento? Con Bastelli tante volte. No, vabbè, giusto. No, qua a Imola mai per adesso. Mai. Sei sicura? Mai. Mai pianto. E invece con Fabri tante. Quando metteva quegli allenamenti improponibili. Una volta sono stata cacciata perché avevo chiesto di andare in bagno, quindi... Ecco. Dopo 10 giorni che ero arrivata a Bologna, è stato stupendo. Che rapporto avete con Orecchiette? Orecchiette? Sì, ho visto, sì. Andrea Castello 98, che si allena con noi. Abbiamo un rapporto... non lo so. Intanto andiamo sempre a correre qua dietro, intorno a casa sua, che abita qua di fronte a noi, che c'è un parco giusto qua a 200 metri da casa, ma lui non è mai sceso. Ecco. Il cane lo portate a spasso, che qua chiedono tra l'altro come avete scelto il nome. Lorenzo Araldo dice che lo adora il nome. Ho scelto lui. Ho scelto il cane, lei ha scelto la razza. Siamo andati a vederli, e una cucciolata, e cioè lei... sclerata, se lo voleva portare a casa subito, ma non si poteva, cioè l'abbiamo portata a casa il giorno dopo. Comunque ho scelto io il cane e il nome l'ho scelto guardandola nel muso la prima volta. Eravamo indecisi tra Anita e Clara, abbiamo scelto Clara. Hai visto, invece, c'era una domanda ancora di Marco Inve, quanto è importante l'allenatore nel nuoto? Queste cose tecniche risponde Scozzoli. Ma infatti a te faccio quelle più divertenti, Martina. Ma non è vero, lo so anche lei. Abbiamo avuto, secondo me, una carriera, una fortuna abbastanza simile per quanto riguarda gli allenamenti, perché abbiamo avuto tutti e due per la prima parte di carriera, diciamo, dove sei in una fase giovanile, due figure molto forti. Io avevo Thomas, lei aveva Bastelli. Sicuramente due
allenatori simili sotto il punto di vista di approccio all'allenamento, caratteriale, molto diversi dal punto di vista, diciamo, tecnico, però è stata quella fase in cui l'allenatore è una vera e propria guida, in cui tu fai tutto quello che ti dice, o quantomeno ci provi, e tutto quello che dice è oro per te. Poi, quando è arrivato il momento, io ho avuto una fase un po' più travagliata, complice di infortuni, sono andato in Austria, e siamo riusciti a trovare Cesare, che invece credo sia l'allenatore perfetto per un atleta maturo, di alto livello, che cerca sempre il confronto e che crede in noi e ci supporta in tutto, quindi sicuramente molto comprensivo. Infatti Marti, c'è una bella domanda che chiede se è un plus essere una coppia che pratica lo stesso sport allo stesso livello e nello stesso stile. Sì, assolutamente. No, per me, cioè, mi aiuta proprio la situazione. Delle volte ci pensiamo, no? Metti se la mattina prima di andare a nuoto, cioè magari uno si dovesse svegliare ad orari diversi. Cioè, è molto, molto più semplice. Cioè, ti aiuti quando uno non ce la fa, c'è l'altro. No, no. Devo dire che ci siamo veramente aiutati molto in questi anni. Ecco, anche se a te Fabio rilanciano, perché Stefano Ayad dice che se ci sarà modo di apprezzarti anche come mistista, oltre che come ranista. Ormai è tardi, ci ho provato. Cioè, Thomas ha provato in tutti i modi. Sono arrivato a qualche podio a livello italiano, assoluto e giovanile, ma non era tempo perso, non ho le capacità tecniche per poter arrivare a livello internazionale a un livello decente, quindi ho lasciato perdere, lo faccio solo per l'Imola Nuoto. Senti Fabio, chiedono che rapporto hai con Martin Enghi. Ottimo. Inizialmente ci conoscevamo poco, inevitabilmente lui è arrivato come un uragano nel mondo dei grandi, e quindi è chiaro che all'inizio ci ha fatti tremare un po' tutti. Poi nel momento in cui impari a conoscerti, gareggi insieme, il rapporto cambia, e poi inevitabilmente si è sempre stato. Lui è sempre stato. È un ragazzo umile e rispettoso, soprattutto. E questo credo sia una caratteristica fondamentale per un giovane così talentuoso, e per non perdersi e continuare a crescere. Quindi il rapporto è ottimo. E abbiamo fatto anche qualche allenamento insieme a Tenerife quando è stato febbraio, e ci piace gareggiare insieme, credo che ci siamo stimolati l'un l'altro negli ultimi anni. Invece chiedono a te Martina cosa ne pensi della Pilato. Beh dai, cioè, parlano dei suoi risultati, nel senso, io sono contenta di aver trovato un altro avversario, ovviamente, è arrivata l'anno scorso, anche lei forse ancora più forte di te, di Martin Enghi, e ha preso una medaglia mondiale che credo che non ci crede, cioè che all'inizio non ci credesse neanche lei, però no, è forte, è una ragazza forte, migliorerà sicuramente, ha ampi margini di miglioramento, magari più sul 100 che magari sul 50, però sono convinta che ne vedremo delle belle. A te non ho visto più chi lo chiedeva, chiedevano anche del 200, se è nel mirino o no. Perché ho visto prima che scorreva. Sì, beh no, come obiettivo di quest'anno c'era sicuramente qualificarmi anche sul 200. Come seconda priorità, chiaramente il 100 era la mia prima priorità. Però mi sono più allenata sul 200 che sul 50, ecco, per dirla così. Però è difficile perché non è la mia gara, non la conosco bene e quindi è possibile che mi venga come non mi venga. Ecco, quindi però mi piace, è una gara che mi piace fare. In allenamento, prima degli assoluti, stavo andando anche molto bene. Mi sarebbe piaciuto infatti vedere questo 200 come mandava, però insomma sarà tutto rimandato. Ecco. Chiedono quanto incide la palestra nella tecnica di nuotata. Questa è per Fabio, ovviamente, che è il tecnico. No, invece posso rispondere io. Vai, vai, vai. Mi lancio.
No, perché, cioè, per dire, per me, per una come me, la palestra è fondamentale. Io sono da sempre stata una velocista, ma da sempre una velocista mingherlina, che è un po' atipica a livello italiano, ma a livello internazionale era proprio palese la differenza tra me e le altre atlete. E infatti si è visto questo miglioramento nei miei confronti nel momento in cui ho iniziato a mettere su della massa muscolare. Quindi per me la palestra nel nuotatore contemporaneo è fondamentale. Ora risponde il tecnico. No, detto che lei ha parlato dell'esperienza personale ed è così, cioè è vero. La palestra è fondamentale per tutti, anche per, non lo so, io mi confronto anche spesso con Fabrizio Antonelli, che ormai è un tecnico del fondo di livello mondiale, e lui stesso si rende conto di quanto sia importante la forza fisica anche negli atleti di fondo, perché migliora l'economia del gesto. Se tu puoi spingere 40 kg e a spingerne 30 farai fatica, se tu ne puoi spingere 80, a spingerne 30 fai la metà della fatica. Cioè, è semplicissimo. Chiarissimo. Senti, chiedono, il nostro direttore Marco Del Bianco chiede, in questo momento particolare, qual è la cosa che pesa di più? La paura per la pandemia, l'impossibilità di allenarsi e quindi il rinvio dei giochi, oppure dover restare chiusi in casa? Cosa è più pesante? No, in realtà, cioè, allora, la cosa è così, nel senso che quando questa cosa è iniziata, credo un po' tutti l'abbiamo presa un po' così, no? Un po' sotto gamba. E per un atleta, cioè, privarlo di quello che è la sua, il suo lavoro, la sua quotidianità, è, cioè, non so come dire, farebbe di tutto per farlo. Cioè, io in primis, quando mi hanno tolto la piscina, sì, non, cioè, è ovvio che non succede niente, però è una cosa che ho maturato dopo. Cioè, all'istante mi è venuto da dire, come? No, la piscina, no, ci bisogna allenarsi. Devo nuotare, c'è l'Olimpiade, sì, esatto. Perché comunque siamo sempre stati inquadrati sul fatto che nuotare è importante, cioè non è che anche uno, per dire, quando si ammala, l'influenza, eccetera, cioè meno giorni stai a casa, più che altro perché il nuoto è tutto uno sport di sensibilità, quindi, cioè, a fare a secco così, sì, puoi fare, però non è la stessa cosa. Quindi io inizialmente più la paura di non nuotare e poi in seguito la paura della pandemia. Sì, anche per me è la stessa cosa. Io la cosa che odio di non nuotare è la sensazione che avrò quando tornerò a nuotare. E tutti i nuotatori possono capire, perché basta stare fuori dall'acqua 3 giorni che quando rientri ti senti veramente... Cioè, proprio uno che non ha mai nuotato. Ecco, perché c'era una provocazione di Bebba che diceva se ti dicessero che non puoi più nuotare, come reagireste? Sarebbe impossibile, avete le branchie voi ormai. Boh, non lo so, cioè, se mi dicessero che non posso nuotare per problemi seri lo accetterei, però adesso no, non me la sento. La nostra Martina Marraro chiede invece, Max Marchi, quanto vi massacra da 1 a 10? 10. E Fabio, cosa ne pensi di Adam Piti? Penso quello che pensano tutti, che chiedono anche che effetto fa averlo in acqua con te. Perché è fortissimo e penso di essere fortunato sicuramente a gareggiare contro di lui, perché lui è entrato e sarà nella storia, e quindi in molti suoi video ci sarò anch'io, per esempio record del mondo del centro di Glasgow, record del mondo del centro di Guangzhou, ero sempre in batteria con lui. Quindi sono contento, diciamo che ho avuto anche la fortuna di riuscire a batterlo in vasca corta qualche volta, quindi anche una piccola soddisfazione, perché dai, complice sicuramente le sue lacune tecniche, in corta diventa umano. Bene, torniamo sulle domande tecniche, è arrivata questa, sempre di Arianna, credo. Quando abbiamo tempo, lo sa Arianna. Anche perché adesso purtroppo i matrimoni sono un po' bloccati, quindi sono di amici che si devono sposare, quindi poi ci sono in piedi tra un anno. Anche noi.
Tra l'altro devo fare la testimonia quando hanno detto che spostavano le Olimpiadi, perché il matrimonio sarà a settembre, il 4 settembre, e quando hanno detto che spostavano le Olimpiadi ho detto ti prego, non a settembre, è un disastro. Anch'io ne uno a maggio ho detto mi raccomando ragazzi, non so se si fa, ho detto ma dovete farlo entro l'anno perché il prossimo ci sono le Olimpiadi, ormai mi hanno tolto tutti gli eventi sportivi, mi raccomando. E chiedono qual è la gara in cui avete faticato di più per arrivare sul podio? Io, la più fresca, Glasgow. 50 rana, la finale di Glasgow agli European Basket Court. Io, i mondiali di quest'estate. Marti chiedono quando hai fatto il piercing, chiede Bebba. Qualche Miami 2017. Febbraio 2017. Alcune questo... tecniche di Adam Pitti. Ah sì, ecco, vai. Qui io, dopo c'era questa, che chiedevano se per tutta la nazionale poteva essere un vantaggio, cioè per, a livello di movimento azzurro. Ho visto casualmente alcune tecniche di Adam Pitti. Vai. Se uno si intende un po' di nuoto, partenza, virata, subacquea. Va forte in nuotata come un razzo. Ma diciamo che... se migliorasse sarebbe ancora più forte. Imbattibile. Invece sul rinvio, Martina, secondo te, parlavi prima della Pilato, ci sono tanti giovani anche che anche per beh, l'Italia può essere... Beh, che problema è per loro, scusa. Loro non... cioè, il problema è... Vabbè, no, se ne volete. Vabbè, dai, mozzoli, Federica, no? Ha detto che continua, Fabio, anche tu. Sì, l'Olimpiade ormai ce l'hai tatuata sul cuore, questo tatuaggio qua bisogna cambiarlo, quindi... Ma io ricordo a Federica... se mai mi stesse ascoltando, che lei l'anno scorso, anche se aveva 31 anni, 30 anni, ha fatto il suo miglior tempo, quindi non credo che sia... E anch'io, quindi non credo che sia un problema per Federica aspettare un anno. Ecco, chiedono come fai a fare una buona subacquea. Attenzioni tecniche sviluppate negli anni e fatte mille volte in allenamento. E se ogni volta che la fai con attenzione... non potrai che farla sempre meglio anche in gara. In più la palestra, la forza fisica, potenza. Prima chiedevano, ce n'era anche un'altra, che chiedeva cosa fate nella prechiamata, se avete musica o come chiacchierate. Musica... No, io musica no. Prima di tutto perché non mi piace aver della roba dietro. E poi si chiacchiera con gli altri, tranquillamente. Con Ari Casti. Ho visto una domanda che... Ah, sì, sì. Vai. No, beh, è la mia partner, Ari. No, assolutamente. Non potrei stare senza. No, dai, diciamo che abbiamo imparato a gareggiare insieme. È bello, stimolante. Lei sta sempre sul pezzo. Mi piace. E infatti, spero di tornare a gareggiare presto con te, Casti. Fabio, ti chiedevano come il rapporto con Tamas quando ti allenavi con lui. Beh, eravate come papà e figlio quasi. Sì, esatto. Sono d'accordo. Lui è stato agonisticamente mio padre, perché per me era come un dio in quel momento. Ma per tutti quelli della mia squadra, eravamo un gruppo fantastico, un gruppo fortissimo, che lui aveva creato, e quindi gli siamo stati tutti immensamente grati. Per quanto poi la maggior parte di noi, io mi escludo per la situazione particolare, sono rimasti tutti un po' spaesati quando lui è andato via da Imola. Quindi per molti è stato un colpo al cuore, però tutti lo ricordiamo con immenso affetto, anche quando quest'estate alla festa dei 30 anni dell'Imola Nuoto l'hanno invitato, è stato bellissimo, dai. Poi adesso rivederlo in giro per piscine in Italia... E fa un gran piacere, chiacchieriamo sempre. Fa sempre effetto. Chiedevano. Ci fate vedere Clarina. Aspetta. Vai. Intanto chiedevano. Allora, c'erano un po'. Chiedono come sta Cameron. Non so se tu l'hai sentito, hai letto. Benissimo, sta benissimo Cameron. Bene. Io l'avevo sentito domenica 8 marzo. Ciao. Esattamente. Eccola. Due settimane dopo ho letto i suoi post su Twitter riguardo al virus e mi ha scritto subito e mi ha detto che ha cominciato a star male il giorno dopo che ci eravamo sentiti.
gliel'ha attaccato la sua moglie, che è incinta, mm-hmm. tra l'altro. E, però lei è stata bene, lui ha avuto 3-4 giorni di febbre molto alta e poi gli è passata, è stata meglio. Comunque ha detto il peggior virus che abbia mai avuto e comunque anche passate 2 settimane, dai, anche passate 2 settimane faceva fatica a camminare a livello di fiato, di respirazione. Sì, sentivo, esatto, anche il discorso di molti atleti, ho visto anche qualche calciatore in Inghilterra che ce l'ha avuto. È stato utile anche il messaggio che hanno dato gli atleti, che dicono non sottovalutatelo perché non è roba per i vecchi. È vero, esatto, che purtroppo, esatto. Cioè, sentirlo da un atleta come Van de Burg che ha vinto le Olimpiadi. Infatti, che comunque tuttora ha uno stile di vita sano, non beve, non fuma, si allena, è super in forma anche adesso, non è che l'ha preso perché è giù di tono. Sì. Ciao a tutti, io vado. Ecco. Chiedono se avete mai pensato di smettere. Questo è un po'... Sì, quando mi sono fatto male. No. Bene, chiedono se sia possibile riuscire a prepararsi bene senza squadra, chiedono anche. Difficile. Per me è il gruppo fondamentale. Esatto, il nuoto è uno sport individuale, ma è vero che comunque lo vedo in tantissime realtà, comunque la squadra conta. Per te Fabio l'è sempre stata, l'Imola Nuoto è sempre stata per te la casa. Sì. Il gruppo di allenamento è una cosa fondamentale. Per me lo è stato quando ero ragazzo, lo è tuttora, cioè i ragazzi con cui mi alleno, Castello, Poggio, sono tutti, vabbè, ho nominato loro perché sono i ranisti che comunque si allenano con me, Saladini, diciamo che è uno stimolo fondamentale. Chiedono se fate allenamento insieme, ma non è uguale ovviamente, chiedevano prima. Stesso allenamento, cioè, proprio stessi metri? Sì. Cambia leggermente. Quando si entra nella fase specifica, lei spesso lavora per i due. Fai di più, Martina, fai di più. Sì, ma... No, di metri no. Però non so, nella fase, nel lavoro centrale, magari lei a volte fa passo 2, io invece non vado mai oltre il passo dei 100. Chiedono come cambia la preparazione per le Olimpiadi. Cioè, sarà più difficile? O si ritarda tutto? Adesso... Beh, devo dire no, che noi stavamo bene. Quest'anno è andato bene e ci sentivamo comunque pronti. Fino a quando ci siamo allenati. però non vedo perché non dovrebbe andare bene anche quest'altro anno. Esatto. Ecco, c'era chi... Marti, scrivono che era lì a Glasgow a tifarti. Fate solo corsa o anche esercizi a secco in questo periodo? È perché abbiamo visto tanta gente che... Tutte e due. Avete creato una mini palestra in casa? Sì, qualcosa facciamo. Abbiamo qualche attrezzo. Non c'è bisogno di avere chissà cose per allenarsi a livello molto intenso. Poi a correre io faccio schifo, quindi mi basta veramente poco per morire. Marti corre più forte? Corsa di base, sì. Corsa di base, corsa aerobica, sì. Gli scatti la brucio. Vabbè, grazie, sei un uomo, cioè. Sentite, chiedono, l'anno prossimo ci potrebbe essere questa opzione? Ovviamente non si sa ancora nulla di cosa sarà del calendario. Poi... Secondo me ci sta. Tipo, io farei mondiali a aprile, marzo-aprile, che ci sta perché è una fase in cui moltissimi hanno i trials olimpici, compresi noi, e poi fai l'Olimpiade fine luglio, ci sta, un macrociclo dopo. Non mi piace. Martina, tu 2022 mondiali sposteresti dopo? Boh, non so, non succederà mai secondo me, però non mi piace tanto questa cosa, cioè nel senso che secondo me dopo diventa un evento mondiale troppo messo lì. Se no li fai dopo, a dicembre. Come fanno tutti? Tipo al posto della corta praticamente, Fabio. Sì, cioè, ovviamente quell'anno ci sarebbe 2021, ci sarebbe European corta, gli European corta si possono anche fare dopo, fai prima i mondiali e poi magari gli europei, oppure un europeo in corta si può anche saltare per fare un mondiale. Mi era scappata questa domanda, intanto momento più buio della vostra carriera, come ne siete usciti? Momento buio, parto io. Parte te che non ce l'hai di momento buio. No. Cioè, no, vabbè, quando ho dovuto cambiare società non è stato molto, molto bello, perché comunque a Bologna, nonostante tutto, era la mia seconda famiglia, mi trovavo bene, quindi è stato veramente difficile. Quindi un po' quello, però
io ho sempre seguito il mio istinto, quello che dicevo io, non so come dire, non ho mai... Sì, tu mi puoi dare un consiglio, se però io la penso diversamente è difficile, chiedo retta a qualcuno, cioè vado dritta per la mia strada. E sinceramente nella mia vita queste mie scelte mi hanno sempre ripagato, e per adesso. Ci tengo a precisare che io l'ho sempre appoggiata a Bologna, nel senso stavamo già insieme da 2 anni. No, certo, cioè non è stato lui. E non ho... Ho sempre cercato di non mettere assolutamente becco finché non si allenava con la sua scelta, certo. Lei, io finché ha creduto in quello che faceva a Bologna, anche quando era un po' in difficoltà, io ho sempre cercato di stimolarle e dirle che ovviamente Fabrizio l'aveva portata dove era e quindi meritava fiducia. Poi nel momento in cui non ce n'è più, allora lì è il momento di cambiare. Ma proprio sono il primo a dirlo, come è successo a me. Per quanto mi riguarda, momenti bui, ovviamente io ho avuto un infortunio che è stato abbastanza pesante dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale, perché gli anni successivi sono stati veramente tosti. Però ne sono uscito facendo quello che mi piace. Come ho detto prima, amo allenarmi, quindi non è un problema. Conosco Anita Bottazzo, detta The Animal. Senti, prima chiedevano, me lo sono perso colpevolmente, cosa farete dopo la quarantena? Cioè, la prima cosa che farete? Andiamo a mangiare fuori. Sushi, cosa? Ma in realtà il sushi lo stiamo ordinando anche a casa. Ah, ecco, bravi. Però, sì, cioè, in realtà noi non è che abbiamo chissà che vita al di fuori del nord. Sì, però manca, ti manca proprio quello per cambiare un po' la routine, no? Sì, assolutamente. E in realtà la prima cosa forse andremo a trovare i miei, mia sorella, ecco, coi bambini. Chiedono invece cosa mangiate a colazione. Io è meglio che non lo dico. No, dai, non è vero. Lei mangia prima dell'allenamento te coi biscotti, sempre. Sì. Non si dice che biscotti, però, fatevi gli affari vostri. Io mangio yogurt, o yogurt greco con i cereali, oppure yogurt normale con un misurino di proteine e i cereali. Ecco. Chiedevano prima che cosa ne pensavate della ISL, la Swimming League, e poi se vi ricordate la Campus Swim Cup 2018. Cos'è? Pavia, la gara di Pavia. Sì. Mi sono fatto malissimo alla spalla, è stato il mio primo infortunio alla spalla, quindi purtroppo non ho un bellissimo ricordo di Pavia. No, dai, però sì, la gara era bella, mi è piaciuta. Parlo della ISL. No, la ISL è una figata. Vedo l'ora di riniziare la stagione. No, quest'anno potrebbe essere. Quest'anno potrebbe essere un po' l'obiettivo. Se adesso ovviamente non viviamo con l'orologio, quindi non sappiamo cosa ci aspetta. Però, non essendoci mondiali, non essendoci olimpiadi, potrebbe essere un po' un'idea anche. No, cioè è difficile forse metterla come obiettivo, perché sono tantissime gare, ce n'è una ogni 2 settimane, quindi non è che puoi dire obiettivo ISL, cioè devi continuare ad allenarti indipendentemente dalle gare, però come abbiamo visto anche quest'anno, nel momento in cui uno è in una fase di carico, parlo per me, quando fai il viaggio 2 o 3 giorni così, dopodiché riesci a gareggiare in maniera assolutamente... buona, in condizioni non ottime chiaramente, ma siamo tutti sulla stessa barca, però no, è figo il meccanismo che c'è dietro, mi è piaciuto un sacco, anche se siamo sempre ultimi, però mi è piaciuto l'atmosfera anche che si vive un po' diversa, no, da quella delle cioè nel senso c'è sempre comunque un po' di tensione, è normale, adrenalina e tutto, però se la si vive anche con un altro spirito, no? No, no, l'adrenalina tanta, perché comunque, cioè, io gareggiavo sempre con avversarie top, cioè, c'era la King, c'era la Atkinson, cioè, c'erano comunque australiane, no, cioè, erano tutte le mie avversarie normali, ecco. La vivi un po' più, cioè, ti senti più attaccata alla squadra, perché sai che non è che gareggi per te, ma gareggi per portare punti alla squadra. Cioè, è proprio una cosa diversa. Non gareggia il singolo atleta, ma gareggia l'atleta che appartiene a quella squadra. Quindi a me è piaciuto un sacco.
perché noi italiani, cioè rispetto agli stranieri, che ne so, gli americani che sono super attaccati alla patria, al USA, USA, australiani, così, noi di solito non è tanto così. Però invece questa gara qua ci ha insegnato tanto. Ecco, ero arrivato intanto, adesso poi... rispondi prima tu, Fabio, dicevi se vuoi dire qualcosa anche tu sulla... Ma per l'ISL, per quanto mi riguarda, essendo... sarebbe stata una stagione post-olimpica, sarebbe stato il mio obiettivo stagionale, soprattutto visto che durava da ottobre a marzo, e sarei stato sicuramente 100% focalizzato su quella stagione. E, in questo caso non lo so, vedremo, dobbiamo metterci un po' d'accordo con Cesare come... C'è tempo comunque come strutturare la preparazione, visto che... Sarà... come cambierà il calendario, perché ad esempio una domanda era questa, dicevano l'obiettivo stagionale saranno gli europei se verranno confermati ad agosto, ovviamente, però è per tutto forza. Col punto interrogativo. Per forza, dai, bisogna vedere come si sviluppa la situazione coronavirus, perché se la cosa si protrae fino a, che ne so, fine maggio, inizio giugno, è tosta anche preparare... niente, di un europeo a fine agosto. Viviamo la giornata. Esatto, viviamo la giornata, pensiamo a riuscire comunque ad allenarci, mantenerci in forma il più possibile e poi ad essere pronti quando ricominceranno le gare. È chiaro che sarebbe bello per noi avere un obiettivo stagionale e, come anche un europeo a fine stagione. Ecco, come passatempo, per chiudere un pochino, cosa fate voi, a parte nuotare, cucinare? Adesso? Abbiamo guardato, io leggo. Film, un sacco di TV, serie TV, mi sono data i thriller, non so che motivo. Stiamo leggendo entrambi. Cosa stai leggendo, Fabio? Cosa? Cosa stai leggendo, Fabio? Periodizzazione dell'allenamento sportivo. Quindi i libri tecnici, dai, voglio formarmi un pochino, comincio ad avere una certa età. Altro, Fabrizio Antonelli scrive che non vedeva l'ora di riabbracciarti, Fabio, prima. Anche Eli, ti devo proprio rispondere, cioè, per favore. Cosa ha chiesto? Che sponsor tecnico? Vai. No, non si può. Il suo sponsor tecnico sono le Fiamme Azzurre. Come gestite un 100 rana, visto che la gara è in comune? In modo totalmente diverso. Io devo passare forte, senza sprecare tanto, però per me sono importantissime le frequenze, quindi cerco ogni giorno di lavorare su quelle e poi in gara di mantenere quelle frequenze, quindi... Partire, io se parto al di fuori delle mie frequenze o troppo lento o troppo forte, la mia gara è sbagliata. Quindi ho solo un modo di fare 100 rane. In quel modo lì devo passare, non so, 5, 6 decimi, 7 decimi più dei 50 e poi tornare indietro fino alla morte. No, io no. Lei passa piano e torna ma forte. Ma non passo piano, passo giusta, ma con ampiezza. Fai 33, passi 31,8. Ecco, a proposito, visto che avremo scosso l'allenatore, chiede Marco, visto che mi sale sì, ragazzi, sì. lo spero io spero di no, però non a te però, Martina, cioè, ad altri atleti no, ma chi è Martina? Mattia si mette prima di me, non avete capito. E quindi io spero di poter allenare per il mio gruppo sportivo e per la mia squadra, quindi esercito e me la nuoto, questo è il mio sogno, vediamo. Senti, chiedevano della squalifica di Sun Yang, se la pensate allo stesso modo di Paltrinieri. Sì, assolutamente. È una sconfitta per lo sport. C'è Elena Di Liddo, l'ho vista. Eccola. Come chiedono va che... la vita di coppia? In quarantena. Dipende dai giorni. Però bene, noi siamo una coppia assodata. Che rapporto avete con Casella? Chiedevano ancora. Atleta allenatore al meglio possibile. Ciao Burlone, ecco la risposta. Ciao Lella. Beh, cosa provate quando andate sul podio? Immagino, lo possiamo solo immaginare. Dipende che podio, no? Dipende quale podio, esatto.
No, dai, è sempre bello. Fabio, dicono che se alleni anche i master si trasferiscono a Imola. Pure. Vediamo. Voi siete a Imola, perché prima chiedevano, infatti, siete tutti e due a Imola. Cioè, nel senso, a casa avete a Imola. Vediamo a Imola. Imola, sì. Imola City. Perfetto. Vediamo se c'è ancora, se volete scegliere ancora voi qualche domanda, vediamo se arrivano. Ho visto una domanda che ci chiedeva se ci saremmo dati ai master dopo. Io no. Assolutamente no. No, io il mio sfogo nello sport lo voglio dare da allenatore. Io, non so, no. Farò dell'altro. E se avrò dei figli, giocheranno a tennis e li metterò sui go-kart. Ma non te l'ha chiesto nessuno. Questo è un altro sfogo dello sport. Chiedono i pro e i contro per i 50 i giochi. Fammi piacerebbe. Guarda, lasciamo vedere. non se ne può parlare perché non ci sono, purtroppo. Infatti. Cioè, questa è veramente una mafia. Casella ci ha svelato i vostri allenamenti al corso allenatore. E chiedono Fabio se ci saranno aggiunti. Che sono già un master. È vero, ha ragione. Qui devi essere attenti. Chiedono se ci sono nuove aggiunte agli Aqua Centurions, se sapete qualcosa del... No, non possiamo dire niente. Niente. Io so quale. Sono un talent scout degli Aqua Centurions. Ah sì, ti sei lanciato ormai veramente, la seconda carriera è già alle porte. Bisogna introdursi in qualche modo, essere diplomatici. Ecco, è arrivato, questo lo conoscete, Andrea Staccioli, chiede se riguardate foto, video o nulla. Attenzione alla risposta. Le foto moltissimo. In continuazione le guardo i ricordi. Io i ricordi invece tendo a non guardarli mai. Adoro guardare queste cose. Anche l'altro giorno alla Rai in realtà c'erano i mondiali e mi sono rivista volentieri, poi mi sono rivista di nuovo. No, è bellissimo, a me piace un sacco riguardarmi le cose così. Poi adesso... Lei è una che vive un po' del passato e fantasticando sul futuro. Ma mai sul presente, vuol dire? Io vivo solo sul presente. Però i video li guardi tu, Fabio, immagino. Video analisi. Per puri scopi accademici. Tu sei più sentimentale su questo, Martina. Sì, assolutamente. È un po' palloso, Scott, come ho sempre detto. Dai, guardiamo se c'è ancora una domanda che poi vi lascerei andare a prepararci. Chi cucina stasera? Io non posso masticare niente. Cosa mangi? Non so, ci devo pensare. Ah, io devo andare a preparare il tiramisù per domani. Ah, ecco, allora vi fate un'altra diretta, vi seguiamo. Lasagne e tiramisù. Vogliamo vedere il risultato, poi siamo curiosi. Bene, ok, ve lo farò il risultato vedere. Della panza o... Che effetto fa sentire le vostre gare, i vostri successi con la voce di Tommy Wright, top, veramente. Mi viene un'emozione quando lo sento così che urla. Vorremmo che i commentatori Rai commentassero anche la ISL. Sarebbe sicuramente succederà. Un'altra cosa. Consigli per i due rana? Vecchio mio. Cambia gara. Ti devi allenare tanto, purtroppo. È una gara un po' così. Fabio portabandiera a Tokyo 2021, Leggo anche. Ma chi? Senti, ragazzi, siete stati gentilissimi. Ho detto ieri a Fabio, ma sì, una ventina, una trentina di minuti. Siete stati con noi quasi un'ora. Vi ringrazio, siete stati... veramente simpatici, siamo contenti di aver iniziato con le nostre dirette con voi. Ecco, vediamo cosa dicono. Stefano ha detto che gli dobbiamo portare il tiramisù domani. Ok, ti aspettiamo. Vieni a prendertelo. Senti, l'augurio che possiamo farci è di vederci presto a bordo vasca, perché vuol dire che sarà finita tutta questa quarantena per tutti, quindi esatto. Se volete lanciare un messaggio anche voi, vi aspettiamo e vi continueremo a seguire sui social intanto. L'unico messaggio da lanciare è rispettate le regole, perché ne usciremo più velocemente possibile solo se questo accade. Grazie Fabio, grazie Martina. Buon appetito. Grazie. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao, a presto, grazie. Ciao.